Sei dal vivo, la trasmissione è iniziata. Salve, questa webcamera guarda il soffitto. Il cavo è una webcamera del 99. Allora, salve a tutte e tutti voi. Il problema è farsi la miniatura con questa webcamera. Speriamo che l'audio mi funzioni. È un audio analogico, un microfono analogico. Vediamo di vedere se funziona. E qua non c'è. Devo cancellare. Allora, mi raccomando, questa volta non perdo tempo a mettere i tag, gli hashtag, queste cose qua, segnali. Purtroppo, quando siamo ancora andati, tutto si è ripristinato. Io in pigiama, in pratica, alle 23:08, Giuseppe Flacco Montefiore. Io oggi volevo parlare, e già sto perdendo così tanto tempo, non so come chiamare questo video. Comunque vi consiglio, vi suggerisco innanzitutto di iscrivervi al mio canale, poi azionare la campanella. E poi, andando il mio canale, è in forma creativa, lo potete fare, basta che selezionate. Basta che diciamo citate la fonte, cioè il nome del mio canale e anche mettiamo qua. Io volevo parlare del Montessi. So che molti che mi seguono non lo seguono a lui. Non so perché ha scritto. Molti mi hanno chiesto quando hanno visto un mio video, ma ha chiesto Montessi. È uno youtuber italiano. Sto ancora mettendo località. Roma. Sono di Casal Palocco. Licenza Common Creative Attribution, persone blog. Consentire la riproduzione del chat dal vivo. Non metto la moderazione lenta perché la partecipazione di solito è scarsa ai miei video. E quindi salviamo. Ah, mettiamo anche l'hashtag. Uscite il like senza mettere due L. Ecco qua. Poi metterò altri dati, magari non li metterò subito come faccio di solito, perché questa è una live fatta alla spiccia, la notte. Se no, di solito io mi filmo ed edito i miei video. Invece questo è. E voglio vedere se adesso funziona l'audio. Perché magari mi sto registrando. È da molto che Matteo Montesi ha lasciato di fare il suo vecchio formato e guardate con che lentezza mi arriva di ritorno il suono e ritorno il suono
Adesso tolgo l'audio. Io qua non so se è sfocato. Devo andare nella pagina della live. Allora. No, così si sfoca di più. Si sfoca di più, tremendo. Tremendo nel senso di, appunto, nel vero senso della parola. Ecco. Tremendo che fa tremare. Fa tremare lo stomaco questa webcamera. La risoluzione del tele che c'ha e poi come è sempre fuori quadro. Allora dicevo, c'era una volta e forse due i re del trash che nessuno si ricorda più. Tipo Mani Marco, John Doe 74, Giuseppe Simone, André di Pré quando era un altro. Adesso lui ha continuato ad avere successo, ma è diventato lui il re del trash, invece di intervistare il re del trash. E poi Matteo Montesi che continua a fare i suoi video dove prega tanto, dove ogni tanto va al cimitero, dove fa vedere soprattutto dei brani di video vecchi, ma ecco, nulla che ricordi la sua attività passata, da quando ha smesso di fare bucaggi nelle case. Poi perché ha avuto dei problemi di cui io ho cercato nel mio canale Matteo Montesi, scoprirete le cose che ho detto di Matteo Montesi, le cose che ha fatto che non andavano tanto bene. Poi lui ha avuto dei problemi, hanno detto di cotte e di crude. Io ho cercato di indagare obiettivamente, ma adesso è inutile che ne riparliamo, tutta quella è acqua passata che non macina più. Comunque, come dire, pulito un po' la lente, vediamo. Comunque voglio dire, i fenomeni del tubo di YouTube che vogliono avere successo a tutti i costi e poi gli arrivano multe, gli arrivano denunce perché fanno veramente cose troppo scene. Io fra l'altro sono contento di far parte di un gruppo di YouTubers, ma la verità è che ci sono stati dei giorni, partecipando alle lives di Giuseppe Flaco Montefiore e anche di Costantino Ru, buonasera Giorgio Scano, buonasera. Dicevo, ci sono stati dei giorni che sin dalla mattina alle 8, alle 7 del mattino, alle 8, iniziava a squillarmi il cellulare, il mio Motorola Moto Hits seconda generazione del 2014, si riscaldava come un ferro da stiro. Buonasera Giorgio. E mi arrivavano centinaia di notificazioni. Io sono stato un bel po' di tempo a mettere il like e commentare i video non soltanto degli amici che ho conosciuto attraverso Giuseppe Flaco Montefiore,
come adesso Giorgio Scanu e anche gli amici che ho conosciuto nelle live di Corrado Orru o di Andrea Cappelletti, ma anche ho degli amici che fanno altrettanto, soltanto che loro nominano tutti moderatori della chat, tutti possono mettere il link dei loro video o dei loro canali. Tre o quattro amici che sono filippini, thailandesi, che orientali, anche dagli Stati Uniti. Allora mi arrivavano notificazioni di iscritti da tutte le parti del mondo e io per mesi, dalla mattina alla sera, da quando mi svegliavo, quando andavo a dormire, dal computer come adesso, dal cellulare, fin quando mi ha funzionato dal tablet. Tablet vecchio del 2013. A mettere like e a commentare tutti i video. Adesso quello che succedeva però era che molte volte la stessa persona postava più di un video al giorno, oppure qualcun altro postava una volta a settimana o una volta ogni 2 settimane, quindi a qualcuno lo incontravo con difficoltà, qualcun altro e si risentiva perché non commentavo i suoi video, qualcun altro invece lo incontravo troppe volte al giorno e anche se gli commentavo 4-5 video o lui o 10 o lui non mi commentava 10 volte oppure mi commentava 10 volte lo stesso video. Insomma, alla fine io pensavo che con questi sistemi del passare attraverso i canali dei quali ricevi la notificazione, commentarli, iscriverti, avresti ricevuto altrettanto. Io contavo di avere almeno 12 ore di visualizzazioni al giorno. E invece ho avuto a malapena quante? 2 ore, a volte anche 3, 8 in via eccezionale. Ma mai 20 ore, 14 ore, perché io ho calcolato che se avessi ricevuto in un anno, in tutto il 2020, 12 ore al giorno, avrei superato le 4.000 ore in un anno. E invece un promedio di ore che è bruttissimo nel mio canale, perché veramente qualche giorno 50 minuti. E allora io mi sono stancato. Ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno di passare per i. Poi col cellulare si fa subito, ma intanto mi si riscaldava come una padella, poi mi si rovina. E chi me lo paga? YouTube mi inizia a pagare? No. Ogni giorno, tutte le notificazioni all'ora di pranzo, ricaricavo il cellulare 3 volte. E poi ho detto basta. Ho detto basta. Perché guardate che ora è della notte. Voi ci crederete che ci sono state delle notti che facevo le 3, le 4, anche le 5 del mattino per commentare video? E poi mi svegliavo alle 9, alle 10, alle 8, perché tanto con la quarantena non si usciva, per continuare a commentare video. Gli sforzi che ho fatto, anche guardandoli, perché dal cellulare non è che l'applicazione puoi aprire diverse finestre. E più qualcuno mi rimproverava: ah, ma io ho trovato il tuo commentario in spam. Ah, ma io non so se guardi i miei video, ma mi dai del tempo di visualizzazione? E non lo so, ma insomma, ma io non ho mai contestato nessuno se i suoi messaggi mi entravano in spam. Non gli ho mai detto alle stesse persone che si sono lamentate così. Se per caso loro hanno guardato tutto il mio video oppure hanno guardato 30 secondi o 2 minuti, e io ho fatto dei video anche di 40 minuti e i loro messaggi entravano in automatico in spam, e questi messaggi li ricevevo anche nel gruppo Telegram. E allora mi sembra ingiusto, e quindi ho fatto questa live per precisare questa cosa e vi saluto. Ciao.